Oddio! Davvero? Non ci credo! È impossibile. Siete pronti? 3, 2, 1. No, vabbè! Guardate! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono qui per salutare la persona che ha trovato l'emoji nascosta nello scorso video. Ciao Sirina Bidi, grazie mille per aver trovato l'emoji nascosta. Ti mando un saluto e un abbraccio. E per essere salutato trova l'emoji nascosta in questo video e verrai salutato. A me veramente dispiace che voi ogni volta dovete vedermi in queste condizioni pietose. Però questa è Jing. Porca paletta, questa è Jing. Voi siete la mia famiglia, quindi voi pensate che mia madre quando mi sveglio mi vede tutta bella, truccata, perfetta, senza imperfezioni? No, mia sorella nemmeno. Quindi voi siete la mia famiglia, voi mi vedete in queste condizioni e nessuno si preoccupa, perché ormai sento a mio agio di essere così con voi. Ma non voglio manco far vedere la parte perfetta di me, voglio anche far vedere la parte... Fermati prima di guardare questo video, iscriviti. Guardate quante persone guardano i miei video e non sono iscritte. Ora che l'ha fatto, ricordati che io saluto sempre una persona che trova l'emoji nascosta nel video. Quindi trovala per primo e commentala qua sotto nei commenti, anche perché la vostra sorellina lascia like a tutti i commenti. Vi skipperò la parte dove lei si lamenta dei problemi della sua vita, dove lei parla in continuazione di cose strane, non so di cosa parla sempre Jing. Andiamo al video? Oggi faremo una cosa divertente. Cioè divertente, sapete, perché magari è una cosa pure seria, però a me sembra troppo divertente perché mi fa ridere sta cosa. Io non ci credo che funzioni, ok? Praticamente è questo allenamento che tu devi fare per una settimana, per un minuto, e ti fa dimagrire la vita, ok? E voi direte: Jing, hai svoltato, ci farei cambiare tutta la vita, ci farei dimagrire, ci farai avere la vita finissima. E io vi dirò: sì, lo spero, però a vedere l'esercizio, raga, mi fa troppo ridere. Cioè, secondo me non riesco a fare l'esercizio per quando mi metterò a ridere. Però vabbè, proviamo, vediamo i risultati. Li spero anche io che abbia quei risultati. Adesso mi prendo il misurino, così facciamo le misure. Misuriamo le misure. C'è una cosa ogni volta. Ma perché non si vede? Oi, ci sono io, 24 hours later. Ogni volta che vedete la mia camera in disordine, sgridatemi, ditemi: Jing, vai a mettere a posto la camera, per favore. Fai la donna adulta, per carità. Comunque adesso misuriamo con questo misurino, che dovrebbe essere il misurino. Misuriamo la mia vita, quanto è lunga. Qual è la vita? Questa è la vita e questi sono i fianchi. Ok, per adesso la mia vita è lunga 68, quindi vediamo quanto si dimagrirà con questo esercizio. Anche perché io voglio essere una modella di Victoria's Secret. Le modelle di Victoria's Secret hanno una circonferenza di 66, dovrebbe essere la vita. Quindi meno 2 almeno dovrei togliere, quindi... Vediamo. Dio, mo devo arricciare sto coso, quanti secoli ci impiego. E niente, inizio questo esercizio di dimagrire. Ti prego, fammi dimagrire, fammi diventare una modella di Victoria's Secret. Prego, fammi diventare, porca miseria. Ma che non mi state guardando che arriccio questo cosmo? Basta, raga. I'm joking. Non skippate le pubblicità, perché io ci impiego tantissimo per editare un video. Non avete idea, cioè tipo... E niente, io così, a caso. Poi ci impiego 2 giorni senza mangiare. Scherzo. Però se potete, non le skippate, farebbe piacere. Questo è giorno 1, partiamo dal presupposto che non ci ho capito niente di questo esercizio. Ma io non voglio manco parlare dialetto, perché parli dialetto che sembri rozzo? Io parlo italiano correggiuto, io parlo italiano per bene, non ci ho capito niente. Non ho capito niente, quindi si chiama il vacuum, l'esercizio si chiama vacuum. Vacuum è praticamente l'aspirapolvere. Praticamente tu devi inalare l'aria dal naso e poi far come se fosse... fa l'aspirapolvere, tu aspiri e poi tu aspiri praticamente l'aria, inali l'acqua, inali il tu inali dal naso e poi fai, quindi aspiri o ispiri. Ah no, espiri. Ho capito, raga, ho capito, ci penso io. Praticamente tu ispiri dentro e poi fai, però contrai tutti gli addominali, ok? Poi tanto è una cosa di sensazione, sicuramente la sentirete. Quindi questo è il primo giorno, 66 inches, qui vediamo se funziona questa cosa. Comunque il vacuum, secondo il tutorial, è un esercizio molto importante. In questo video farò 1 minuto al giorno diviso in 3 set da 20 secondi in uno, perché sicuramente mi taglierò dal ridere e non riuscirò nemmeno a farli. Iniziamo da adesso. Mi metto la sveglia, 20 secondi si può mettere.
risate di cacchio. No. Vorrei provare a farlo anche da seduto. Vabbè, ora faccio l'ultimo set. Fatto. Ok, questo è il secondo giorno dove... Ma voi mi vedete un po' più sgonfia? Dove mi sono già trasformata in una Victoria's Secret Angel. Vediamo niente. Vediamo dove mi trovano. Facciamo sto set da 20 secondi in uno. Sempre la stessa cosa di ieri. Vediamo se sono... Vediamo se posizione. 20 secondi, no? Che brava sono diventata, raga. Io divento master, divento il trainer di vacuuming. Ok, l'ultimo set e abbiamo fatto. Se questa cosa funziona mi svolta la vita. Io mi faccio 5 minuti di vacuuming al giorno e divento... Ma sapete una cosa che mi dà fastidio, che mi sono appena resa conto? Che io ogni volta devo compararmi con le altre persone. Perché ti compari con le altre persone? Tu non devi diventare come Bella di Gigi Hadid. Tu devi diventare tu come io. Noi bisogna diventare la versione migliore di noi stessa, di noi stesse. Quindi basta compararci, basta. Ricordiamocelo. Il nostro minutino del giorno lo abbiamo fatto. Siamo dimagrite. Uiii. Devo ballare la belly dance. Io sognavo di essere una belly dancer quando ero piccola. Vedete dei risultati? Oddio, un po' sì, eh. Oh, sarò sincera, un po' li vedo. Io non ci ho avuto mai sta vita così. Oh, oddio. Davvero, non ci credo. Oh, signore. E non sto nemmeno facendo esercizi. Io non ci credo, non posso crederci. È impossibile. È infatuazione. È infatuazione, Jing. Però non ci ho mai avuto una vita così. What? Bro. Raga, scusate, me ne sto rendendo ancora più conto adesso. Cioè, raga, funziona. Cioè, funziona. What? Can you come pick me up, please? Che ne doia? Amiche. Ok, ora bisogna subito fare il nostro esercizio preferito. Muoviamoci, siamo cariche, siete pronte? Perché io comunque ho visto un sacco di risultati, anche se l'ho fatto per poco tempo. 3 set, baby. Ragazze, secondo me funziona, perché comunque se voi vedete, se voi sentite qua, quando fate sentite che tutto si diventa duro. Non pensa male. Oggi vedremo se questa cosa finalmente funziona. Ma vi dico, sono sincera, già lo sento e già lo vedo che la mia vita è molto molto più stretta. Perché prima era un po' più gonfia, quando mi toccavo qua era gonfia. Invece ora è molto più stretta. Quindi io sono molto positiva. Il problema che abbiamo noi, colpa di mia madre perché non c'entro niente, non ho il misurino, quello specifico per la vita. Però la mia mente geniale ha trovato la soluzione. Ovvero io mi legherò un filo, misurerò con un filo, segnerò il punto e poi userò il metro per vedere effettivamente quanto è. Siete pronti? 3, 2, 1. Cosa? No, vabbè. Guardate. No, vabbè. Raga, fatelo tutti assolutamente, perché io da 68 sono arrivata a 61 62, quindi ho perso 6 centimetri, che poi mettiamo in conto che ho mangiato pure, devo fare ancora i miei bisogni. Sapete che quando è molto più gonfio, però ho perso 6 centimetri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, seguitemi su Instagram per ogni informazione, seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.